Vox Populi, il podcast. Buongiorno, benvenuti alla puntata numero 21 di Vox Populi, il podcast. Ciao Elena. Ciao Antonella. Oggi siamo un po' a passeggio, eh? Sì, oggi è una giornata bellissima e oggi abbiamo anche una nuova puntata. Sì, aspetta, mentre stiamo parlando intanto sto registrando il rumore del camion dell'immondizia, sì, molto romantico. E ecco appunto, oggi siamo per strada, no? Sì, camminiamo per Trento e vediamo un po' la gente cosa ci vuole raccontare. Cosa ci vuole raccontare la gente? Non lo so. Allora, innanzitutto io direi di andare verso il mercato e vedere un po' chi incontriamo, come mai sono al mercato, quali sono un po' le abitudini della gente che va al mercato. È musica questa? Sì, esatto. Questa è la canzone di Shakira. Esatto. Ecco, quindi oggi avrete capito, almeno per chi è di Trento, che è un giovedì, perché a Trento il mercato è di giovedì. Quindi noi faremo una passeggiata per il mercato, cercheremo un po' di vedere se qualcuno è disposto a dialogare un po' con noi, raccontarci così, ma non soltanto, noi cercheremo anche di raccontarvi un po' quello che vediamo per strada, no? Esattamente. Insomma, finalmente oggi c'è un po' di sole, quindi perché restare rinchiusi nello studio e poi probabilmente staranno tagliando l'erba. Esattamente, sicuro, sicuro. Mi piace il sottofondo di Shakira. Sì, abbiamo anche musica. Sì, è un ristorante di pesce praticamente che sta facendo. Allora, innanzitutto la cosa che noto è che c'è tanta gente per essere un giovedì mattina. Ma non vanno al lavoro le persone. Che, non so, in settimana magari ti immagini che in realtà ci sia meno gente in giro e invece devo dire bello affollato. Bello affollato, assolutamente. Allora, adesso noi siamo in... Io so solamente che siamo vicino a un bar. Si possono dire i nomi dei bar che vediamo? Vicino a un bar di Trento. Che vuol dire tutto e nulla. I rarissimi, pochissimi bar di Trento. No, comunque in una delle vie principali in realtà, appunto, perché ci stiamo avvicinando al Duomo, quindi... Eh sì, questa è Maria Callas, giusto? Sì, Maria Callas, ci sono anche... Va bene, ecco qua, adesso ci sono le persone, adesso ci iniziano a guardare. Tu vai al mercato solitamente, Antonella? Io no, non vado neanche mai io al mercato, ma più che altro perché io a differenza di queste centinaia di persone lavoro molto. Ci sta. No, comunque è veramente pieno. Sì, ma cioè, non solamente diciamo i pensionati o pensionate. No. Ma anche famiglie, giovani. Che allora, bello però, posso dire, a me piace un sacco vedere Trento così viva. Ma possiamo dire che è un mix uomini e donne, no? Sì. Perché magari qualcuno può pensare, ah ma sì, dai, le donne la maggior parte, perché sono casalinghe, è presente? Sì, quella certo. Roba sessista, no? Ecco, invece no, non è così, uomini e donne sono in giro, i uomini esatto. Però sono anziani, oppure se no ci sono operai... E gente che comunque sta lavorando e vabbè, il nostro compito è disturbare, anzi il compito di Elena. Esattamente. Disturbare perché io sono timida. Ci proviamo, se qualcuno mi darà corda o se tutti mi manderanno via, vedremo. Ecco. Ci proviamo. Tanto è molto interessante, io in questo momento sento soltanto attraverso le cuffie e c'è davvero questo caos, sì. Sì, sì. Oltretutto in questi giorni vedo un sacco di gruppi di scuola, scolaresche che fanno magari la gita a Trento e quindi sì. Incontri grupponi di ragazzini delle medie. Comunque questo è lo scorcio che preferisco di Trento, dalla via principale che inizia a vedere un po' il Duomo e la Torre. Bellissimo. È la Torre del Duomo, sì, che comunque è andata a fuoco qualche anno fa, la campana, sì, vedi che c'è quella, è coperta insomma, quella porta sì. Marrone e dopo tanti anni a quanto pare è difficile trovare una campana da installare. Quindi è rimasto così. Sì. Ottimo. Sì, sì. Ecco. Bene, ci addentriamo ci direi. Ci addentriamo. Ci addentriamo. Quale sarà la domanda per fermare le persone? Ma io direi innanzitutto appunto capire. In realtà sai che cosa? Guarda, qui hanno fatto un applauso a un violoncellista. In realtà, però forse dopo ci mandano a cagare molto bellamente. Però diciamo che noi ci siamo poste una domanda più e più volte fino adesso. Qual è questa domanda? Qual è la domanda? Sto registrando un po' nel violoncello, cioè io adoro questo.
questo pezzo. E la domanda è: non andate a lavorare? Questo proprio. Io... Cosa ci fate in giro di giovedì mattina? Non lo so, è proprio l'approccio più simpatico. Ciao, cosa fai in giro il giovedì mattina? Non dovresti essere al lavoro. Secondo me è più tipo loro che ci chiedono: ma voi cosa fate? Noi stiamo lavorando, ma noi stiamo lavorando, quindi. Ecco, ma magari in realtà potrebbe essere la testimonianza dell'alto tasso di disoccupazione che versa in Italia. Sì, sì, no, no, magari sono tutti. Uno può dire: non lo sapevi che c'è la disoccupazione. Ah, dici così? No, secondo me sono, magari hanno lavori più flessibili e hanno possibilità di viversela un po' più alla leggera, ecco. Ok, beh, magari anche degli studenti, sì, esatto, qualcuno gli che universitari, sicuramente. C'è qualcuno che mi sembra un po' più piccolo. Anche? Sì. Allora no, mi sa... Sappiate... Come dicevi te, io ho bigiato la scuola, dicevo. Sì. Bigiare. Ah, no, 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 io no, io no. Io dicevo... beh, essendo napoletana, dicevamo, ho fatto filone. 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 Ok. Ah, oltretutto in Piazza Duomo non credo ci saranno tante bancarelle perché ci sono gli stand del Festival dell'Economia, che sarà la settimana prossima. Che sarà la settimana prossima, e tra l'altro cogliamo l'occasione anche per ricordare che noi saremo anche la prossima settimana, non la puntata numero 22 che sarà in studio, ma la puntata numero 23, saremo anche noi presenti al Festival dell'Economia all'interno di una delle conferenze. E il tema di quest'anno è il futuro del futuro. Vabbè, allora, quindi in questo momento Piazza Duomo di solito ci vendono piante e fiori. Invece oggi è addetto ai lavori perché appunto, ah, forse stanno anche montando un palco. Interessante questa cosa. Ho appena visto dei bambini con la Polaroid. Polaroid? Sono molto gelosa. Sì, bellissima Polaroid. Io ho trovato una vecchia Polaroid di mio papà. Mi piace molto. Tra l'altro le persone fanno le... Siamo finiti in una scolaresca. Sì, adesso diventiamo anche noi parte del gruppo. Io mi dileguerei. Però veramente, ecco. Tante. Sì, sì, sì. Ecco, per osservare, ecco, il bellissimo Duomo di Trento. Ho sentito, beh, io non so perché io sento le voci amplificate. Sì. E ho sentito una maestra dire: lasciamo passare le persone. Questo credo che... Chi stanno? Una maestra che ha detto: lasciate passare le persone. Ah, ok. Così, per la cronaca, sicuramente i nostri ascoltatori erano molto interessati. Esatto. Allora, noi adesso ci addentriamo, sì, in una di quelle che è le vie proprio, no? Più affollate, direi. Sì, perché quando pensi al mercato pensi a Via Verdi. Esattamente. Che è proprio là, ho tirato un, un calcio, pensavo di aver tirato un calcio alle cuffie, bene. Allora, ho detto, Elena, vuoi fare tipo la cronaca, sì, di quello che vediamo? Io allora, intanto così prendo un po'. Esatto, noi entriamo proprio in Via Verdi, come diceva Antonella, che è piena di bancarelle e piena di persone, perché comunque è una via che quando ci sono anche le bancarelle diventa abbastanza stretta. Quindi ci si ritrova poi a dare gli spintoni alle persone per passare, quante volte per andare a lezione, che magari ce l'avevo proprio il giovedì mattina, mi ritrovavo poi a dover spintonare le persone oppure uscire da lezione con l'odore di fritto tipico del mercato, ma a noi piace proprio per questo. Il mercato ci piace per l'odore di fritto. Esatto. Comunque posso dire anche un sacco di colori, alla gente piace vestirsi colorato comunque, quindi questa cosa mi piace. Adesso io sto registrando proprio l'ambiente, eh? Ok, ok. Quindi il rumore di mercato. Esatto, potete sentire la gente che ride, che chiacchiera, che può guardare, comprare i bellissimi vestiti che abbiamo in questa bancarella. Puoi descrivere i vestiti per te? Allora, sono vestiti molto colorati, estivi, leggeri, oltretutto prezzi bassi, direi. Cioè, puoi chiedere alla signora se le piacciono. Sì, le chiedo. Se le piacciono questi vestiti colorati a prezzi bassi. Sì. Glielo chiedo. Ma se vuoi. Ok. Signora, le piacciono i vestiti? Questa è la bancarella? Viene spesso al mercato lei? È un'abitudine che ha più per questioni magari di alimenti, cibo, o proprio per comprare magari vestiti più in generale? 50-50. Ottimo, grazie mille, buona giornata. Questa è un po' improvvisazione. Sembra che ci hanno mandato quelli della... del commercio, ma no, mi piace perché tipo la signora la bancarella dei vestiti, ma
viene qui per alimenti, ma sì, di solito mangio vestiti. No, ma io più che altro la mia domanda, la mia curiosità è, molti vengono al mercato per comprare anche tipo gli ortaggi freschi. Ah, così. Ma potremmo andare a una bancarella di ortaggi freschi. E quindi magari dico, oltre ai vestiti che comunque qua sono costano molto poco, sono estivi, magari poi aveva anche più un lato di comprare il cibo, poi c'è chi si compra magari, capito, il pranzo o altro. Sì, sì. Beh, sì. L'offerta è tanta qui a Trento. Perché poi ne aprono tanto. Io cerco di catturare un po' di fatti degli altri, ok? Se proviamo a fermare qualcun altro, avrei una voce maschile però. La signora che vende, tu vai tranquilla, okay. Decore. Ma più che altro le domande da fare, perché non... Beh, quella di prima è stata molto interessante, sì. Se la signora mamma comprare cibo, vestiti. Comunque vicino è di più il micro. Vicino? Si è sentita, lo so, poco. Però è proprio perché stava lontana, allora... Io ero un po' schiacciata dalle vogliamo persone. Provare ad andare qui? Sì, dai, magari forse non nella parte più affollata, perché Via Verde forse sì, un po' esatto. Capo, giriamo in... Quella parallela sociologia, che non so veramente come si chiama questa via. Via parallela sociologia. Esatto. Ok, aspettami, sposto di qua. Sentito. Allora adesso sto cercando quale sarà la prossima persona a cui fare domande. Non ce ne sono tante. No. Magari le signore che sono lì, che sono un gruppetto, magari si... Sì, 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 vai pure bene. Io. Magari sono... Saranno trovato, mi sa, un vecchio amico. Ecco. Allora niente. Comunque io ho preso l'abitudine di venire al mercato i primi mesi che ero a Trento, adesso l'ho persa completamente, però mi piace come situazione, mi mette molta allegria in realtà. Ah sì? Sei allegra adesso? Sì, dai, abbastanza. Oltretutto ci sono bancarelle dove svendono tantissime cose, quindi tu vedi tutte le persone che guardano il più possibile per prendere i capi, ma veramente con una foga che dici, sembra che stanno svendendo l'ultima collezione, non lo so, di qualche marca famosa e tutti vogliono prenderla. Qua c'è salumi e formaggi. Ah sì. Per cui nel 25... Un cane stava per attaccare una signora. Io ho visto una scena molto questo cagnolino qui, questo stava cane per attaccare una è un signora. Centimetro. Ve lo giuro. Ma guardate che i cani più piccoli sono quelli più vivaci in realtà. Occhio ai cani piccoli. Esattamente. Comunque devo dire che il mercato ha sempre questa abilità, no? Le persone all'interno del mercato e ti camminano addosso, sì, anche nonostante noi siamo palesemente piene di attrezzature, questa cosa non li turba minimamente. No. La signora ha appena cercato di camminare sul microfono. Sono presi dalle compere. Tu come vivi le folle? Le folle? Sì. Non mi piacciono particolarmente, okay. Soprattutto se... Poi sono oltretutto bassa, quindi mi trovo soffocata dalle persone molto spesso. Quindi diciamo che se le posso evitare... Ok, quindi preferisco. Questa è la tua situazione ideale, insomma. Esatto, okay. Allora queste viuzze qua più tranquillo, ok, quando c'è tanta gente... Poi vabbè, per breve tempo, se devo stare in un posto molto affollato, cioè in maniera prolungata è il problema in realtà. Un po' di musica qua nel bancarello, poi sentiamo il carrellino di una signora. Il carrello della signora che ha sovrastato praticamente tutto, perché si sentiva tutto, anche adesso sì, continuo a sentire. Sì, sì. Ciao ragazzi, posso farvi qualche domanda? Per cosa?
Noi siamo due ragazzi, se facciamo Vox Populi, che è il nostro podcast. È un podcast che chiediamo ai ragazzi, ai giovani, delle domande. Noi poi insieme a degli esperti ne trattiamo in puntata. In realtà Vox Populi è un progetto più grande in ogni liceo di Trento. In ogni liceo no, nella maggior parte. Oggi facciamo la puntata in esterna. Esatto. Abbiamo detto, andiamo nel mercato, no? Ecco. Esatto, quindi... nei licei mettono queste box dove appunto loro in maniera anonima possono magari fare domande o delle richieste e poi rispondiamo grazie a degli esperti. Allora oggi è una puntata al mercato e quindi vi chiediamo se venite al mercato spesso, come mai venite, se vi piace. Ma io sono qua di Trento e vengo abbastanza spesso, ma per vestiti ogni tanto, più che per la frutta e verdura, più per i vestiti a questo mercato qua. E quindi sì, dai, quando capita la mattina di averla libera, giovedì. Bene, anche perché anche io spesso magari quando giro poi ci sono i vestiti usati e magari second hand va sempre bene, soprattutto tra noi giovani. Cosa ne pensate voi? Io prendo in realtà il mio armadio è fatto di vestiti presi di second hand o al mercato, non vado assolutamente a prenderli in negozio. Benissimo, dai, allora buona passeggiata e grazie mille. Ciao. Bene, 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 bene. E ribadisco che sembriamo veramente della Confcommercio. Sì, infatti, subito adesso, per chi? E infatti, allora, la questione è che secondo me ci prendono per giornaliste che stiamo facendo qualche inchiesta di mercato, però in realtà noi vogliamo solamente chiacchierare con le persone, non siamo qua per fare... La signora che guarda il formaggio. Ah no, sa niente. Allora, molto presa. Io vorrei fare anche qualche domanda a qualche venditore. No, io sono un po' interdetta perché io voglio provare ad avvicinarmi, ma sì, in realtà avendo il registratore di 28 kg, lo zaino di 35 e il microfono di 21, sono un po' interdetta, quindi cari amici Vox Populi, ci sono. Oltretutto, come dicevano i ragazzi, in realtà la cosa bella dei mercati, che poi a volte il sabato mattina a Trento fanno i mercatini dei gaudenti, così sì, è proprio cioè le cose di seconda mano che puoi trovare, dai vestiti o anche altri oggetti. Ma infatti potevamo anche noi dare un occhio, infatti, visto che eravamo, cavolo, qua, perché secondo me hanno cose molto carine in realtà. E... allora, vogliamo tornare verso Via Verdi? Oh mio Dio. Ma scusami, il mercato è solo in queste due vie? Se no, dietro al Duomo, che hai visto che quando stavamo arrivando c'era già Latte Trento, eccetera. Ok, ok. Allora, noi qua intanto stiamo passando dietro sociologia, no? Adesso stiamo raccontando di questo mercato come se fosse l'evento. Esatto. Wow, ragazzi. Ma voi che ci state ascoltando, andate al mercato il giovedì, ma comprate più vestiti o più alimenti? Questa è la domanda, questa è l'unica indagine che io in realtà voglio fare per sapere se le persone comprano... Perché secondo me possiamo sfatare un mito. La verdura e la frutta del mercato non sono più economiche, no, secondo me. No, no, no. Ma tra l'altro è anche interessante vedere come alla fine i vestiti sono la cosa più ricercata. Sì. I polli. Esatto. Sì. Beh, solo che l'orario forse non è quello, no? No, non ancora. So, possiamo... Beh, il signore qua sta mangiando le patatine. Esatto, non lo disturberei. No, non lo disturbo. Se mi disturberà me mentre mangio. Come il cane. Esatto, non è l'ideale proprio. Ok, allora qua c'è una simpatica signora che esatto, aspetta. Esatto, magari potremmo chiedere qualcosa. Siamo di radio. Sì. Radio Mercato. Buongiorno signora, posso farle qualche domanda? No? No. Va bene, non la disturbiamo allora, grazie. E anche il primo rifiuto, ma nella vita si fa così. Ma di solito le persone che sono ferme ad aspettare tendono a dire no. No. Sì, sì. I rifiuti nella vita in realtà aiutano per andare avanti, avere più coraggio ad approcciare poi nuove situazioni o... Potevamo andare dritti con la domanda. Signora, perché in piedi qui, ferma? Lo sa che fa paura, esatto, la persona esatto, in piedi ferma. La signora voleva fare... Ma non dobbiamo passare anche da un bacucchiello di formaggi noi? Sì, ma io non lo so riconoscere. Ah, ok. Qual è lo stand in particolare, quindi dovrei andare a tutti. Ah, non te lo sei fatto dire. Dovrei dire... Allora, ecco qua, puoi chiedere alle persone in fila per la frutta se sono di qua, sono qua al mercato per comprare la frutta o i vestiti. Giovani universitari che si divertono. Guarda, se vuoi intervistare ragazzi di giurisprudenza. Sì. Ah, non so.
poi. Va bene, dai, sì. Vai. Ciao ragazzi, posso avere qualche domanda? Aspetta, mi avvicino un po' così almeno si sente. Postumi di serata. Bello. Sì, ma... Dov'è che studiate voi? Ma... Eccola lì. Ah, non la giurisprudenza. No, però sono davanti a giuri. Vabbè, ma occupata dal mercato. Ah, no, non cosa ne pensate del mercato della giovedì mattina? La domanda più generica. Ma cosa ne pensate del mondo? Allora, devo dire, fare alla mattina questa via dove c'è il pescivendolo, la rosticceria, eccetera, mi fa, cioè, fa venire lo sbocco. Soprattutto per l'odore, sì, perché magari lo senti già alle 8 del mattino. Soprattutto dopo i postumi, tra l'altro, cioè fare poi i postumi con l'odore di pollo. Come tutti quegli italiani è bello vedere le signore, i signori che si fermano mezz'ora davanti ad una bancherella a guardare, a parlare con l'artigiano o l'artigiana. E niente, cioè è una bella... folklore. Esatto, parte di Trento. Ti piace il mercato? Beh, mi piace la domanda, ti piace il mercato? Non necessariamente, perché comunque è un ammasso di individui uno sull'altro concentrati in uno spazio piccolo, però è carino, carino. Tranne appunto l'odore di pesce crudo appena ti svegli, perché abbiamo lezione sempre alle 9 il giovedì, quindi l'unica cosa quella lì, però... Avete il pesce crudo, ma... Comunque vedere gente interessata è sempre bello. Va bene. A un certo punto... Interessata poi a cosa? Non sanno neanche loro probabilmente, no, però vero. Così, per vedere. Però voi non fruite del mercato, lo osservate, basta, lo annusate, basta. Ogni tanto qualche cosa fritta, ma... Alla fine? Alla fine sì. Pesce, magari? No. Quello no. Ok, quindi patatine. Va bene. Qui. Grazie mille, allora buona giornata. Non te ne frega niente di loro. Ah no, beh, magari ho visto che magari non volevano dire qualcosa. Volete dire qualcosa anche voi? Lui vuole dire qualcosa. No. Ok, no. Volevo dire no. Quindi. Ok, a posto. Cosa facciamo? È un podcast, Vox Populi il podcast. Trovate su Spotify. Populi. Spotify. Il famoso Spotify. Sì, di solito noi registriamo in studio. Oggi abbiamo avuto questa splendida idea di vagare per il mercato. E ecco, quindi... Che lo frequentano, cosa ne pensano? Allora, già abbiamo appena ricevuto un rifiuto da una signora. Adesso però continuiamo e vediamo che cosa ne pensano anche loro, esatto. Sì, di solito comunque, vabbè, questa sarebbe la puntata numero 22. Quindi insomma, Vox Populi. Ma parte perché abbiamo delle cassette nell'università, nelle scuole superiori, dove i ragazzi e le ragazze mettono dentro domande, così. È uno staff di esperti, psicologi, eccetera, che rispondono su Instagram. Trovate la pagina Instagram voxpopul_it. Ecco, e niente, oggi abbiamo detto facciamo questa cosa qua. Di solito c'è sempre l'ospite in studio e abbiamo detto solo che ora vogliamo la gente, vogliamo la gente ora. Solo, io sto grondando sotto la giacca, sì, 200 kg. È stata un'idea geniale. Grazie. Ciao. Bene, e allora, ma io direi che alla fine il nostro target è sempre quello. Sì, no? Allora i giovani sono molto disposti a parlarci, signori, le signore. Secondo perché... me è perché hanno paura, poi capito che siamo esatto qualche giornale o che vanno a finire chissà dove. Allora secondo me dovremmo approcciarli col dire siamo un podcast per giovani. Ma in realtà io non credo che le signore, i signori di una certa età sappiano cos'è un podcast. Secondo me... facciamo prima dire siamo Radio Box oppure Radio Web. Siamo Radio Web Box Pop. Oppure siamo Radio Mercato. Ah, ci sta, mi piace. Allora, noi siamo Radio Mercato. Sì. Facciamo questa cosa qua, dai, proviamo. Allora, siamo Radio Mercato, okay. Praticamente non siamo di Trento, in realtà noi veniamo da Cuneo. Ok. E praticamente andiamo ogni settimana in un mercato diverso d'Italia. Esatto, perché ci piace raccontare. È stata un'idea geniale questa. Potremmo farlo. Adesso chiunque ascolterà questa puntata creerà visto una vera e propria radiomercato. Certo, visto l'esperimento di successo. Esatto, che stiamo avendo. Allora ci sembra un'idea appropriata. E, ecco, no, quindi possiamo dire siamo radiomercato, siamo qui ogni settimana a raccontarvi l'esperienza di un mercato diverso. Oggi siamo al mercato di Trento, dove si sa che, insomma, al mercato di Trento la gente ama chiacchierare tra di loro, però. Esatto, non sicuramente con i venditori. Esatto. Secondo me poi ci sono persone che hanno il loro venditore di fiducia, capito?
quella bancarella che quando vanno al mercato comprano sempre qualcosa. Comunque questa domanda la vorrei fare, se hanno una bancarella di fiducia. È la prossima domanda che farò a qualcuno. Ok. Comunque la cosa interessante è che tendenzialmente le persone, quelle che hanno paura di essere fermate, sì, vedendoci così attrezzate, ci scansano. Esatto, esatto. Quindi questa è una cosa molto positiva, perché ci porta anche ad avere un po' di spazio, forse. Sì, esatto. Le ultime parole famose, la tipa mi stava sganciando un braccio. Va bene. Esatto. Allora, bene, allora andiamo alla ricerca delle bancarelle di fiducia. Esatto. Andiamo un po'. Bisogna togliere l'etichetta, la signora ha detto. Sì. Io posso sentire cose anche oltre. Io sto. Beh, comunque, allora abbiamo avuto dei giorni di pioggia tremendi. Oggi c'è un sole, un caldo pazzesco. Sì. Praticamente penso che sto pezzando di brutto. Giusto per la cronaca, ecco. Vediamo un po'. Qua come mai c'è tutta questa gente, mi chiedo. Vendono essenze, utensili per la casa. Ma e orchidee thailandesi, no? Ma quelli delle piante, per esempio, dove sono? Ok, qua siamo nella parte più. Quelli delle piante di solito erano in Piazza Duomo. Eh sì, adesso non so dove siano. E oggi secondo me si attaccano. Perché cioè, è che appunto, mi sembra tutto molto veloce, non riesco neanche a individuare un volto perché no, sì, siamo sta facendo zona, qualcosa, capito? Quindi non. Comunque secondo me questa parte qua all'inizio di Via Verdi e dove c'è il Duomo è la parte più piena. Più? Piena. Più piena, sì. Molto, assolutamente. Molto piena. Un po' di suoni dal mercato che fanno sempre bene. Forse ci sono anche degli studenti stranieri, forse. Se devo parlare in cinese, forse no. Tra l'altro, sempre informazioni interessanti. Riesco, esatto, a registrare. Ma prova a chiedere a queste signore del bambino che deve andare in bagno. No, ma no. Buongiorno signora, posso farle qualche domanda? Buongiorno. No, meglio di no. Va bene, grazie. No, ma io a me non piace insistere perché. No, 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 ma a parte che erano un po' incazzata. Ah, guarda, quelle di fiori. Se sì, vuoi chiacchierare con la fiorista. Se sono quelli che di solito sono in Piazza Duomo, forse? Sì, esatto. E che domanda faremo questa? Il fiore più venduto. Ci sta, ci sta. Facciamo un'indagine di mercato proprio a tutti gli effetti. Radiomercato, radiomercato. Qui per voi. Ma secondo me sono curiosità che tutte le persone si pongono e non hanno il coraggio di dirlo. Allora noi oggi vedremo una risposta. Qual è il fiore più venduto? Esatto. Ok. Però ci avviciniamo perché se l'avete impegnata a fare dei pacchetti. Da io quelle due signore lì mi sembrano propositive. Quali? Queste qui con la treccia. Dici? No. No. Non so, io guarda, a me non sembra mai nessuno propositivo, quindi non badare a me. Io non fermerei, io vedo anche il cane incazzato, quindi figurati. Però. Il che hai ragione. Quindi. Non hai tutti i torti. Quindi figurati. Che belli i fiori. Sì, anche se poi fanno api, io ho paura delle api. Sì, io sono allergica. Alle api? Sì. Oh mamma. Ma cioè, sei allergica se ti punge o sì, sei allergica, sì, sì, mi punge, in, se in mi generale? Punge. Ah, no, no, se mi punge, alle elementari sono stata a punta e in gita scolastica sono svenuta. Quindi wow, si vede in sequenza in tre foto dove nella prima ci sono, nella seconda sono storta e nella terza non ci sono più perché ero svenuta nella foto di classe, molto divertente. Nella seconda foto si vede l'ape? No, nella seconda foto si vede io che sono storta e poi nella terza proprio che cado giù perché al pomeriggio mi avevano punto le api. Ah, e quindi poi prima di andare via, okay, avevamo fatto questa foto che però io sono scomparsa. Quindi è stato con effetto ritardato. Esatto, okay, esatto. Quella signora che ha appena comprato i fiori. Parla, no? Lo so. Vabbè, ma tu fermala se vuoi, perché ti ripeto, per me sembra sempre tutto sbagliato. Cioè, non sbagliato. Forse perché sono io, no? Che non mi faccio fermare mai.
Buongiorno, posso farle qualche domanda? Stiamo facendo una chiacchierata qui al mercato, siamo un podcast, noi non siamo... Per l'università? Sì, esatto, anche. Io sono una ragazza esatto, universitaria che faccio parte di Samba Radio, che è la radio universitaria, che fa questa collaborazione con Alternart, che è un'associazione, sì. E abbiamo un podcast dove su fondamentalmente Spotify, esatto, parliamo di giovani, con i giovani e con esperti. Tanto giovane. No, ma oggi è una puntata speciale dove parliamo del mercato, quindi volevamo un po'. Passaggio. Sì, lei è qui, ma lei tutti i giovedì? No, gli do una mano passando così 10 minuti, un quarto d'ora. Allo stand dei fiori, per capirci, siamo qui. Me ne intendo. Sì, sì, le piace il giardinaggio? No, mi piace di più le verdure. Okay. Ah, bene, bene. Abbiamo diviso le cose a casa. Però lo stand di verdure, niente. Io vado matta a tenermi l'orto, mio marito i fiori, ecco. Però di fiori soprattutto quelli che vanno in ombra, quelli che vanno pieno sole, mezzo sole, quanta acqua, è importante, perché se non stai attenta a queste cose è inutile vendere fiori alle persone. Io glieli spiego quando passo, cioè spiego. E ecco. Qual è il fiore più venduto qui alla bancarella? Quello di oggi? Ma sì, sì. Il più comune in generale magari. Beh, quello di oggi è stata la bocca di leone. La bocca di leone. Che è quello giallo, giusto? Quando c'è il caldo l'estate sono le begonie. Le begonie. E anche un po' meno i gerani, però, e le begonette. Ecco i fiori che si vendono, diciamo. Ha dei consigli pratici da dire ai nostri ascoltatori sulle begonie o su magari il fiore che hanno in casa? Cioè che tipo di fiore potrebbero tenere? Sì, esatto, magari se hanno una begonia come comportarsi, come trattarla bene. Cioè la begonia non devi pulirla, non devi dargli acqua, non devi guardarla, vuoi fare una settimana al mare, vai, che quando torni è ancora viva. Ok, quindi è proprio, ecco, da appoggiare su un davanzale e andare begonie, via. Begonie, begoniette, ma tutto l'acqua? Il tipa. Neanche l'acqua? Mi dai poca. Cioè come comprare tipo un souvenir, una statua e metterla lì? Cioè, te vedi, anche questa è secca, sì. Cioè, dici do acqua, no, perché il fiore è ancora bello, cioè aspetti magari, okay. È un po' quando ha bisogno motion. Si fa vedere, insomma, non ha bisogno di acqua le begonie. Però questo in generale ha calato la testa un pochino, questa perché begonia. Perché cadono queste? Ah, è così, cadono. È fatto così il fiore. Cadono, okay. Per quello, no, la begonia è un fiore forte. Ah, è forte, ecco. Quindi rispecchia... Anche i garofani sono fantastici, perché i garofani sono perenni, non devi farci niente, tirare via sempre il fiore, quello sporco. Quando il ramo non ha più fiori, vai giù, al primo ramo nuovo che trovi, tagli. Ok, ma però il garofano... E quindi fiorisce tutta l'estate, e lo stesso anche le bocche di leone, ecco. Bisogna curarle in quella maniera. Però è vero che il garofano c'ha un po' la cosa che, insomma, per i morti... Per i morti? Sì. Ma no! So che i garofani si mettono al cimitero, non no, è vero? No. Ma mia nonna me lo dice, il garofano non è più i tempi di una volta, adesso si mette quello che resiste anche di più, okay, al cimitero, la gazzania, la begonia, la gallardia, direi, la begonia, che ecco, ci sono certi fiori che resistono al cimitero, insomma. Però i crisantemi sì, sono da cimitero. Ma c'è chi li pianta anche nell'orto, sono belli, io me li pianto a casa, fanno di quei colori che è una meraviglia, vero, i crisantemi, sì, mamma mia. Sì, sì. Va bene, grazie mille allora, buona giornata. Grazie, no, io volevo chiedere un'altra cosa, sì. Se posso fare un'altra domanda, sì, sì, ma è vero che i gerani tengono lontane le api? Oddio, Stefano! Non so niente. È vero I che i gerani tengono lontane le api? Le api? Non è vero niente, mi hanno mentito spudoratamente. Se tu sei gentile con le api non ti fanno niente. No, lo so, ma io infatti è che... Io ci lavoro ogni tanto, in mezzo alle api, vai lì, tocchi... Cioè, ti giuro, non si appoggiano? No. Non ho mai avuto problemi con le api. Ok. Cioè, e ci vive insomma dentro? Sì, 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 certo. Va bene, la ringrazio. Grazie, tantissimo. Buona giornata. Buona giornata. Grazie buon anche lavoro. Per i consigli. Io dopo qui, a quando finiamo, passo qui e mi compro una begonia allora, perché la signora gentilissima. Sì, però, scusami, allora, sì. La begonia mi sembrava un po' moscia. Ma secondo me è così il fiore. Allora, io non ho mai visto una begonia prima. Però io mi fido di quello che dice la signora, sembrava così raggiante. Ma la ragazza che... I tipi di prima, vuoi rintervistare? No, poveretti, sono sembra che veramente li seguiamo. Magari fare una domanda alla ragazza. Sì. Ciao, possiamo farti qualche domanda? Ma essendo un podcast per giovani, non è un nulla di... Va bene, grazie. Niente, comunque. Ciao.
E allora... Insomma, non siamo così... Io pensavo, ho detto, beh, sì, dai, ci vedono. Ma magari diranno... non si vergogna, capito? Ma ci sta. Sì, sì. No, comunque io, cioè, sono a posto. Dopo aver parlato con la signora dei fiori mi sento un po'... Allora direi un gran finale con un po' di musica classica. Ma sì, dai, andiamo a passeggio. Alla fine la gente al mercato è lì che vuole... No, io sono... Cioè, la begonia aveva... Io adesso cerco su Google per vedere se davvero la begonia è così moscia. Se è così, insomma, ti immagini un fiore così che rispecchia lo stato d'animo di molte persone. Esatto, un po' così, all'ingiù. Molto all'ingiù. Allora, beh, adesso dai, andiamo verso Piazza Fiera, una delle piazze principali di Trento, vicino a Piazza Duomo, come sempre i centri storici. Sono tutti appiccicati. Sì. Comunque un sacco di signore con i fiori, ovviamente. Secondo me, dato che io faccio indagini di mercato, certo, presso me stessa, quello che osservo, secondo me, quello che va di più al mercato in realtà sono piante e vestiti. Non so se effettivamente verdura, esatto, i polli verso l'orario di pranzo. Però secondo me frutta e verdura la gente si è resa conto che comunque costa di più al mercato. Poi magari sicuramente sarà più buona, ma insomma. Ma se è roba dell'orto comunque, eh. Sì, sì, esatto. Ma come mai tengono i lampioni aperti se c'è il sole? Oh, denunciamo questa cosa. C'è un lampione acceso. Io sono molto attenta a queste cose qui, anche in casa mia, quando lasciano le luci accese per nulla, subito vado a spegnerle. Qualche impiegato comunale ha dimenticato le luci accese. No, comunque ce n'è uno solo, eh. Cioè magari sì, è guasto. Facciamo una segnalazione. Sì, pronto. Sì, buongiorno signori del comune. Guardate, avete lasciato una luce accesa in via Mazzini. Esatto. Solo un lampione, ma sarebbe da spegnere. Sì, sì. Ma non è un lampione, quello sembra... Una luce... di qualcosa, ma vabbè. Questo posto è molto carino. Sì, la fumetteria, ci ho passato anni dentro quella fumetteria. Molto molto bello. È uno dei primi posti che ho visto qui a Trento. Da collezionista di fumetti ho passato. Sì? Io ho venduto anche dei fumetti in realtà. Ah, grande. Tutto bene. Va bene. Poi questa cosa di Trento che ho scoperto, che ci sono dei locali, cioè non so se sto dicendo una fesseria, ma penso che sia abbastanza vera come cosa, che a Trento ci sono dei negozi che in estate diventano gelaterie e nei mesi invernali diventano invece dei negozi per i mercatini, cioè non per i mercatini, però con magari delle particolarità trentine, così che i turisti possono trovare dei gadget trentini. Forse questa cosa qua che sto dicendo non è per niente vera, quindi non vorrei dire cavolate, ma a me sembra sempre che in estate a Trento ci sia il doppio delle gelaterie rispetto all'inverno. Ah sì? Sì, non lo so, forse è più una mia... Magari perché sono chiuse. Questi sono i ragionamenti miei di quando svariono da sola, tipo, e stiamo registrando tutto. Sì, ma va sì, bene sì, così, va bene. Un po' l'improvvisazione fa sempre bene. Ma sì, in realtà tra l'altro siamo anche molto avanti con il tempo, perché siamo comunque a 37 minuti. 37 minuti, bene. Sì, quindi in realtà possiamo anche finire il giro. Sì, sì, diciamo che comunque quella di oggi è una puntata che è anche per noi un esperimento, era la prima volta che siamo in esterna, volevamo provare un po' questa ebbrezza, sia di provare l'attrezzatura, che per me è la prima volta, per Antonella no, ma anche proprio per approcciarci un po' con le persone, dato che... È sempre bello anche vedere dal vivo. Beh sì, dai, possiamo definirla una bonus track. Sì, esatto, tutto. Maciniamo sì. Chilometri stamattina. Sì, 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 io praticamente mi stanno per cadere le spalle sul pavimento. Ah, ok. Tipo potremmo anche sederci a un certo punto. Sì. Oh, c'è una panchina. Magari all'ombra. Una panchina. Uccelli, io intanto registro il rumore degli uccelli. Sì. Il rumore, tra l'altro, non i versi, cioè il rumore, sono una persona orribile quando dico queste cose. A me piacciono molto invece, perché no, dai te infastidiscono. No, l'ho detto proprio inconsapevolmente. Sì, ci sta. Allora, lì c'è una panchina vuota.
potremmo appostarci lì per chiudere. Ottimo, ci sta. E questa puntata di enorme successo, per esatto. Nulla un fallimento, le persone si sono divertite a parlare con noi, lo hanno fatto con no? Beh, però posso dire che l'ultima signora ha salvato la puntata. Abbiamo avuto pure consigli di giardinaggio e secondo me fare una puntata sulla botanica e giardinaggio potrebbe essere una buonissima idea. Ci sono tante particolarità che la gente magari non sa e può essere di aiuto. Beh, magari ci saranno dei podcast, no? Sul giardinaggio. Ecco. Sì. Penso, no? E non so, vuoi raccontare? Siamo davanti alla bancarella di calzini. Ma una volta non vendevano dischi, polli sì. Qua? Sì, c'è lì la rosticceria che però è lì sempre, non solamente quando c'è il mercato. Cioè io l'ho vista anche in altri giorni. E qua solitamente c'era sempre un signore che vende libri e dischi, sì. Ma penso che ci sia durante la settimana. Sì, ma lui e sì. Non qui però, in Piazzale d'Arogno. Sì, a sì. Volte è anche qui, poi si sposta. Anche fuori sociologia a volte si mette, quindi in Via Verde. Questa cosa sicuramente stiamo intrattenendo molto i nostri ascoltatori, sì, esatto, con queste affermazioni. Diranno. Allora, va bene, dai, noi possiamo chiudere. È stata una puntata, come ripeto, viviamola come una bonus track. Sì. È stato molto divertente, ci siamo rallegrate a fare questa cosa. Io mi sono divertita molto in realtà. Anche io. Bene. Allora, no, io volevo dire una cosa. Abbiamo iniziato col bidone del... Il camion dell'immondizia. E finiamo con... Lo senti? Sì, anche io lo sento. È qui nella via dietro, sì, lo sento. Sì, allora, quindi sappiamo, possiamo dire con certezza che a Trento funzionano benissimo sì. I camion dell'immondizia. Assolutamente sì. Possiamo fare un po' di ambiente prima. Sentite, sentite. Sta facendo la retro. Che poi io, no, forse mi avevano dato già questa risposta, il fatto che la gente che guida quei camioncini lì dell'immondizia guida destra. Sì, come in Inghilterra. Sì, mm-mm. Che però avere questioni logistiche mi pare, no? Non lo so, non, questo, non io sono avevo, informata. Io l'avevo chiesto a qualcuno ma non mi ricordo la risposta. Non sono molto informata sul mondo della del pattume. Della, come si dice? Della nettezza urbana. Nettezza. Della nettezza. E quindi niente. Va bene. Noi sembriamo due anziane signore su una panchina stanca che con dei microfoni in mano, perché tutte le signore stanche hanno dei microfoni in mano. Sì. Sì, sì, no, se vuole raccontare qualcosa. Va bene. Allora, possiamo chiudere, dai. Allora, chiudiamo e noi è stato divertente. Io alla prossima puntata torniamo in studio. Sì. Avremo un ospite d'eccezione, uno dei simboli di Trento, è uno degli attori più amati, tra l'altro, a Trento, orgoglio, Andrea Castelli, che sarà con noi. Parleremo di teatro, parleremo di film, di televisione, di tante cose. E sicuramente non mancherà, insomma, di parole. Elena, ricordatevi sempre di seguirci su Instagram boxpopoli_it oppure di scrivere all'email boxpopoli@alternart.it. Un saluto da Trento, dal mercato, e noi ritorniamo a Cuneo per la nostra puntata diretta Radio Mercato. Esatto. Ogni settimana in un mercato diverso. È una palla, siamo sempre Box Popoli, il podcast. Alla prossima. Ciao Antonella, grazie. Ciao ciao. Vox Populi, il podcast.